E così quest'oggi mi sono preso bene. Voglio diventare Thanos. Beh, sì, scusa, ma che razza di presa bene è sì. questa? Allora, tu non puoi diventare. Assolutamente. Ce n'è solo Come uno no? No, e sono io. Chi è l'aiutante di Thanos? Non c'è, no. Ma non ne ha aiutanti. Vogliamo il potere. Vi spiego noi. Come funziona. Allora, praticamente sottoterra, ed esattamente a queste coordinate, ci sta il guanto. Dopodiché, una volta preso il guanto, dovremo andare a raccogliere tutte le gemme e poi potremo usare i poteri. Chi arriva prima se lo prende. E l'obiettivo finale di oggi, ragazzi, naturalmente, è finire il gioco come Thanos, il drago. Che figata, il mamma mia, come abbiamo tutte le gemme poi? Ovviamente avremo tutte le gemme, dalla prima all'ultima. Non ne lasceremo neanche una agli altri. Ce le ciuliamo tutte quante. E dovrebbe essere il suo tempio, tutto zozzo, dove c'è il guanto, proprio qui sotto. E infatti eccolo lì. Lì c'è ma non il guanto. È che è pericoloso, attento. Lo potrebbe essere, quindi facciamo così. Io vi dico che cosa c'è. Mi pare di vedere dei piccolissimi endermite. Li sento pure quelli. Allora facciamo pure, così. Ma piano zitto. Posso mandare avanti voi, che mi sembra Me lo prendo io il guardo il guanto, se mi mandi avanti. No, c'è uno scheletro però. Ascolta, facciamo così, te lo faccio provare dopo, va bene? Così. Va bene, okay. Vado io se vuoi. Vai, vado. Ho già fatto la scaletta. Anna, vai anche tu, vai! Vai! Vado! Vai! E tutti quanti vai, stai, vai, vai! Vai! Mi butto anche no, il creeper no. Ok, lo ammazzo. Vai, 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 menate. Bravi, bravi, il creeper è morto. E il creeper è andato. È naturale, è naturale, è naturale, è naturale, Anna. È naturale perché? No, mi picchiare, ti prego. È naturale, davvero. È naturale. Fanno malissimo. Ma quanti? No, ragazzi, ce ne sono troppo troppi. Continuano ad arrivare. Troppo tanti. Dov'è il guanto? È il ganto. È lì nella statua. Tua madre. Tua madre. Tua madre. No, però così non va bene. Ci sono questi insetti che ti mi voglio insettare. Okay, sono morti, tutti, tutti morti. Ok. Non è vero, ce ne sono altri. Ma se io prendo, ma se tipo continuano a sputare. No, ragazzi, mi stanno ciucciando, mi metto i pezzi dell'armatura di Thanos. Mannaggia Thanos. No, aiuto. Pure, c'è pure l'armatura te. Ma non lo so io, ma che panico è mai questo? No, morti tutti, amici, tranquilli. Eh sì. Grazie, comunque. Grazie. Sei ma guarda. Ce n'era uno. No, io ti ringrazio. Guarda, c'è anche un creeper all'entrata, non me ne frega niente. Ma sono troppo forte. Ti vengono a prendere? No, guarda, non penso di non voler parlare più con nessuno di voi. Cioè, se mi permettete questa cosa, no. Allora, e te che sei andato a correre a prendere l'armatura? Io. E intanto sei una persona un po' subdita. Adesso so io. Perché noi combattevamo e te stavi lì a rubarti Stavo i pezzi dell'armatura. Stavo solo cercando di salvarmi. Io non volevo rubare niente. Volevo soltanto salvarmi. E voi non mi avete neanche permesso di salvarmi. E adesso mi prendo il guanto. No! Guarda lì in mano! Che bello! Ok. No, ti prego, fammelo vedere bene. Allora, aspettate un attimo che mi prendo anche questa armatura, che farà anche schifo, ma è pur sempre meglio di niente. Va Dai, che bello! Ma sei tutto ficone! Però adesso non serve a nulla, perché è vuoto. Infatti, se io do un pugno... Non mi dire che fa male! Non fa niente! No, fa pochissimo! No, è una schifezza, perché ora non ha le gemme. Quando, giusto, giustamente. Quando ci saranno dentro le sue gemme, allora diventerà il supremo. Chiudi tutte le dita, vabbè, lì è bellissimo. Ok, adesso, qui ci sono dei libri. Ci sono scritte delle cagate, delle robe di Thanos, perché anche a Thanos, un po' come la rapitrice delle live, no? Anche a lui gli piace scriversi le cose. Sì, gli piace scrivere i libri, ho capito, la storia della sua vita. Sì, esatto. Ci sono degli indizi su dove trovare probabilmente le varie gemme, capito? Per esempio quella blu, le voci che fanno eco, le palle che fanno rimbombo, insomma, tutte queste questioni qui. Adesso però noi ce ne dobbiamo andare, perché io so già dove sono le altre gemme e quindi dobbiamo raccoglierle tutte. E partiamo, faccio la scaletta. Non vedo che cosa stai aspettando, sporcizia. Ok? Vai, la sto facendo. Guarda, vai, guarda che bello, guarda che preparazione che hai qui al tuo fianco. Ricordatevi che io sto per diventare Thanos, che è possente. L'imperatore della galassia. Ma quindi. Noi che ci guadagniamo? Niente, che non vi ammazzo forse, o vi ammazzo per ultimi. Ma ci ammazzi sicuro voi. Vabbè, ma saremo amici, spero. Ovviamente no. Cioè io popo. Come ovviamente no? E allora scusa, no. Che ci guadagniamo? Thanos, uccidi. No, non, ancora non ho possente. Oh, senti, te c'è l'armatura, andate. Fai qualcosa. Fai le magie, ti prego. Ah no, ce le ho le magie ancora, sono senza gemme. No, basta, io vado via. Ok, basta. Ok, ci pensate a Thanos. Eccolo! Mamma mia, anche Dai, a spada. Mamma mia. Thanos è veramente proprio una bestia. Ti prego, usciamo da qui? Sì. Ok, eccoci. Mi pare che si usciva da qui, se non ricordo male. No, mi sono perso. Vedo la luce forse. Eccola qui. No, eccola qui. Ok. Allora, le gemme sono tutte sparse qui vicino, per fortuna, quindi siamo fortunati. Per sfortuna, però, io non le potevo prendere prima, perché senza il guanto giustamente non le puoi avere. Quindi dobbiamo raccoglierle.
questo? La prima, se non ricordo male, dovrebbe essere esattamente qui. La vedete? Guardatela. Oh, guardala! È vero, guarda, ma fluttua! E non solo, fa anche un rumore tutto sexy, tipo... Guarda, che figata! Tutto sensuale. In teoria, se io mi avvicino col guanto, dovrei essere in grado di raccoglierla, quindi state lontano. Prendila al volo! Acchiappala! Ok, ok, è normale, devo andarci vicino. Ecco, eh. Un po' più in alto, giusto? Sì. Ok. Ma non senti il potere già? No. Picchiala, picchiala! Non, cioè, il potere lo sento, però non... Clicala, picchiala! Com'è possibile? Perché non te la dà? Non riesco a prendere la gemma. Oh, c'è, ma vieni, dai! Perché non viene la gemma? Perché non posso prendere? Perché non sei meritevole! Forse devo... Non funziona così! Non funziona, infatti sono un botto meritevole io. Dai, questa è la prima. Ma cosa deve funzionare? Non riesco a prendere. Guarda che magari devi tenere il guanto dall'altra mano. Ho provato tutto il probabile, non me la fa prendere. Ok, sono appena tornato da un corso accelerato su come diventare Thanos in 5 pratiche lezioni da 5 minuti l'una. Ora sono Thanos, molto bene. Mettila, mettila. Non è vero che sei Thanos, sei sempre normale, non sei nemmeno viola. Tu ti sei mandato! No, ti prego, no, ti prego. Che posto è? Siete nel mondo delle anime. Perché? Perché mi avete indispettito? Perché mi avete fatto arrabbiare? Ma come torniamo? Non lo so, non lo so. Combo Thanos, scusi, non farò mai più niente. Ma tornata! Tornata Anna, che bello, vedi? Dove stai, piccola Anna? Non lo so, sono persa. Dove siamo finiti? Sentite, morite che rinascerete vicini a noi. Però, Chico, io e te dobbiamo cercare la prossima gemma. Vieni con me. Sono un cane da fiuto di gemme, io te lo dico. La gemma dell'anima in teoria dovrebbe mandarti proprio in un mondo tipo dei morti, qualcosa del genere. Delle anime. Proprio, guarda, esatto. Era tutto arancione, era bruttissimo. E c'era tipo un arco con una palla al centro, non lo so. Ed era pieno di redstone. Mi intriga, voglio anch'io questo arco con le palle. Non è che era un'altra arma di Thanos, magari questo arco qui? Stai zitto. Cos'era sta malattia adesso? Scusa, pensavo rispondesse Anna, ma devo essere pronto. Entrambi, mi che cos'era sta malattia, Anna? Ma non lo so, sono ancora scossa, sono appena arrivata. Sì, ma io ti scuoto a pisellate in testa, non ho capito, Anna. Che cos'era sta malattia? Ma sei un glacafone. Sei un glacafone. Dove l'hai mandato di nuovo? Ok, adesso te lo descrivo ancora meglio. C'è anche pieno zeppo di acqua arancione, sempre tramonto, è terribile. Sono contento che sei in questo posto, però te devi spicciare a tornare, perché io devo prendere un'altra gemma. E non so più dove sono. Non me ne frega. Oh, allora, questa è la gemma blu. Adesso io devo prendere sta gemma blu. Come se... quella dello spazio. Quella dello spazio. Aspetta, perché ho... Ok, allora, calmi, attenzione. Non so. Oh, attenzione. Sì, attenzione. Allora, in teoria io devo accattarmi questa gemma blu, e l'altra dopo un po' è scognata in terra. Quindi anche questa dovrebbe scognare in terra. Ma non sta... Aspettami! Non sta scognando la... perché non funziona? Ma scusa, come hai fatto prima? Hai fatto appunto, rileggi di nuovo le istruzioni. Non lo so, ho picchiato la gemma. A un certo punto ne sono apparse 4-5. Poi c'era quella per terra. Non funziona. Perché? Ma picchiala di più col... Ma non è che è caduta a terra? Ma no. Ma poi a parte sto rumore mi assorda ogni volta. È una cosa fastidiosissima. Ah, ecco lì. Dietro di te. Ne sono spuntate due. Ok, potrebbe essere una di quelle. Non so perché ce ne sono sempre due o tre finte e una vera. Però... Beh, è un po' rottino qua. Ma perché cercano di ingannarti, secondo me? Prendi i blocchi, te li ho buttati. Grazie, ok. Se funziona sono contento. È tua, Lion, è tua, te lo dico io, è tua. Ok. Dai, sì! Ok, ce l'hai. Nuovo potere. Abbiamo adesso, abbiamo adesso il potere dello spazio, che secondo me è molto buono. Non usarlo su di me, ti prego. Su di me, usalo su di me. No, si è andati. Ma ti sei liquefatto! Che schifo, dove sei? Allora, vi spiego, attenzione, perché non è una cosa se. Inoltre, il fatto che io sia vestito con un'armatura d'oro non aiuta. Praticamente, ho usato la gemma dello spazio, che mi ha fatto il simpatico scherzo di portarmi nel Nether, perché è la gemma delle dimensioni. Quindi mi sposta di dimensione, mi fa fare un salto. Guarda come torni qui! Bellissimo! Però, credo... Aspetta, credo che questo genere di gemme abbiano più di un potere per ciascuna. Perché per esempio io adesso posso sollevare le creature. Che figo! No, devi tornare qui e sollevare come? Noi. Come? Per forza. E posso anche fare un...
Ah, ragazzi, ma questa è veramente una porcata. No, ma quante robe può fare? Mamma mia! Cosa hai fatto? Cosa succede? Cosa? Ho fatto collassare lo spazio, ragazzi, scavando in un buco attraverso la materia. Guarda. Ma stai scherzando? Vogliamo vedere? Ma stai sfasciando tutto, voglio vedere subito. Scusate, state zitti, ok? Adesso torno da voi. Ok, sono nell'end adesso. Ok, esco di nuovo. Adesso. Di nuovo? No. Ok. Non ti vediamo noi. Sono morto. Male. Sì, malissimo. Sì, sì. E non ho più il guanto. Cosa? No, il guanto. Dobbiamo prenderci una pausa pubblicitaria. Sì, comunque quando andavo a scuola di Thanos a me dicevano che era figo fare Thanos. Qui è un casino fare Thanos. È fighissimo fare Thanos. Ho capito, ma infatti c'è tutte queste gemme fighissime che fanno cose e te lamenti pure. Però è un po' pericoloso. Allora, silenzio. Okay? Ok, questo qui è un'altra abilità, non ti uccide. Non lo so cosa fa, dobbiamo provare. Allora, cos'è? Innocua, ma buona. Mi identifica tutte le creature, tra cui anche voi, tra cui tutte le cose. Lui. Vedi? Bellissimo. Molto utile, molto utile. Poi, sempre con questa gemma dell'anima, oltre questo c'ho anche la cura. Vedete, così io vi ho curato. Grazie! No, vabbè, oddio, sei anche buono. Ma è utilissima. Poi c'ho quest'altra che questo curo me invece, bello, utile, ok? Cioè, ma sei infinito. Cosa? Sì. Poi quest'altra gemma invece ha altre cose, tra cui questo collasso spaziale, vedete? No, che figata! Hai rotto il mondo. Questo è molto bello, crea un crepaccio. Oltre questo c'è il salto dimensionale, che non voglio fare più, perché è terribile. E inoltre, questo. No, di nuovo sei andato! Sei sparito! E adesso come esci? Spiegami, non ho capito. Come hai fatto? È super eccitante questa cosa. Fai rivedere. Vedete, io posso spostarmi? Ma sei finito! E adesso sono alle tue spalle, Anna! Che figo! E ora non Fighissimo! Ci sono più! E adesso dove apparirò? Dove? Hop là, dietro Chico! E ok, non li fanno, passami! Posso fare anch'io, ti prego? No, vabbè, ma non è ancora il momento. Non è il tuo momento, adesso dobbiamo prendere un'altra gemma, quella violetta, che è la gemma del power, della forza! Questa è potente di brutto, La proviamo subito! No, 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 ma stai scherzando, fa malissimo. Ma lanci blocchi? Cos'è? Allora, non lo so. Allora, la prima cosa... È un altro porcello dietro di te. Ti fissa tantissimo. Spinge. Cosa stai facendo? Aiuto! Basta! Allora, buono. Allora, la prima era un dardo di potenza thanosica. La seconda invece è un impulso di potenza che spinge un po' le creature. È fastidiosa. Ma perché ti guarda però così tanto? Ma non è che è attratto da quella gemma? Forse gli piaccio. Ma fa qualcos'altro? Sì. Così. Cos'è? No. Lo sapevo. Amici, state benissimo. No, guarda, in amore stiamo. Ok, siamo morti tutti. Ok. Beh, questo qui era un esplosione. È stato doloroso. Sì, beh, Thanos è pur sempre Thanos. Oltre a quello c'ho anche un'altra magia con cui posso deviare il fuoco, probabilmente diventare ignifugo, molto utile. E basta, questo era, non ho altro. Vabbè, ma fa 20 cose, ma è fortissima. Quante altre cose vuoi che fa? Ok. Prestacelo, l'avevi no, detto. No, scusa, non mi ricordo questa cosa. Dai, facci fare un giro, uno piccolo, dai. No, se nei commenti, guarda, leggo un casino di gente che scrive Lion Thanos, allora forse mi rabbonisco e vi faccio fare un giro da Thanos. Altrimenti no. Ti prego, scrivetelo tutti proprio. Io direi di darci una spicciata, perché dobbiamo andare a uccidere il drago e ancora non abbiamo i poteri. Sì, ho preso la gemma della mente adesso, Mindstone, che inizia con il cancellamento. Testaci. Non mi dire che ci controlli, fai robe brutte. No, aspetta, non è che ci uccidi. Ora esplode. Cos'è che fa? Non lo so. Aspetta. Stai facendo delle blocche. Scusate, la finiamo? Ehi! Che è sto mercato? Una cosa brutta. Che era? Mi dispiace. Che era? Non mi fare del male. Che era? No, scoppia adesso. Per favore. Cos'era? Voglio vedere cosa fa. No, questo no! No, questo no!
Sono vivo, bene. Mi avete fatto... E sono morto io, ma porca... Siamo meritati, però. No. Dai, per favore. Questa è sempre colpa di quell'imbecille di Strecatto che parla sempre sopra gli altri. Ma che malattia è? A proposito, mi dispiace. Ma quella bocca larga, ma inficcati una pannocchia dentro. Dai, corri, che Cico è vivo, ti ruba il guanto. No, se tocchi il guanto, se tocchi il guanto, porca miseria, ti caccio dall'avventura e non gioco più con te a niente. Sono tentato, però, un pochetto. Ecco, fatela passare la tentazione, ok? Cancella dalla tua mente la tentazione. Che non ho capito un accidente, non ho capito. Scemi. Vedi, adesso devi parlare. Ave, perché non lo capisci? Mi dispiace. Santa Maria. E anche tu, Anna. Basta. Piglia le cose. Ok, dobbiamo muoverci. Il drago non si uccide da solo, ricordatelo. Ma qua siamo fermi al parlare. Al saper parlare. Dove sono le gemme? Sono tutte disperse, guarda. Sono qua sopra che fluttuano. Ok, le posso riprendere, spero. Non mi dire. Spera, guarda. No, non mi dire. No. Ok, sì. Oh, l'hai presa, bravissimo. Ok, dietro di te c'è quella blu e qui ci sono quella gialla e quella arancione. Sì, però se io perdo le gemme, ragazzi, vuol dire che non è che sono tanto buono come Thanos. Mi sento deludente io. E sei un po' scarso effettivamente. Ma ti servono ancora tutti. Non insulta del Thanos che poi ci esplode di nuovo. Dov'è l'altra? Non trovo la gialla. Qua, sono qui, tutte e due qui. Queste due qui. Ok. Ok, quando le avremo tutte, allora e solo allora io potrò fare lo schiocco di dita, suppongo. E quello è la parte. Ma quello è il male. Quello è il male, è brutto. Ok. Oh, ce le ho tutte. Allora adesso. Ora puoi testare quella gialla. Non ho capito come si fa. Allora. Quale fusa? Dice che fa arrabbiare. Non so se fa arrabbiare le creature, magari. Tipo posso. Che diventano aggressivi. E non ci sono creature, però. Ma c'è un coniglio. C'è un coniglio. Andiamo verso qui, guarda. Sì, andiamo verso la prossima nel frattempo, che dovrebbe essere dentro al deserto. Aspetta, vieni qua. Vieni qua, però. No. Usagliela. Oh, hai fatto bene. Hai cosato bene. Guarda quanto sono. No, mi hai rotto. Sono più veloce. Guarda. No. C'ho fortuna, forza e mamma mia, velocità di scavaggio. È rottissimo. Questo? Nulla, scorreggia, tipo, cosa fa? Cos'è? Vabbè. Secondo me sta dando qualcosa. Dai, mi dispiace. Oh! E basta. Scusami tanto. Ma cosa ci avete tutti e due? Anna! Non lo so! Eccola là! Allora! È una cosa tremenda! Ma tremenda davvero, ma basta! È fastidiosissimo! Vabbè, amici, senti, la prossima gemma io sento il fiuto, è verso qui sicuro! Io non ho capito queste cose, non fanno niente! Ma senti, sento bruciare, tipo! È tipo i raggi laser! Ah, ok! No, beh, ma perché? Ma sapevo la direzione! No, vabbè, no! Infatti sembrava strano che non facesse niente, È troppo pericolosa quella roba! Sì, è buona però, è interessante! Non uccido più nessuno, perché poi altrimenti sembra che sono cattivo. Oh, grazie, che ci stiamo allontanando e poi ci mettiamo 20 anni per prendere tutte le gemme. Sei cattivo, sei Thanos. Qui, questa. Sì, ok, questa qui è rossa. Ah, la gemma rossa. Lì, a terra, quella. Ok, eccola qui. Oh, da papino. Va a vedere cosa fa? Posso trasformarmi. Boh. In che senso? Non lo so. No, quel raggio laser mi fa paura, Che figata il raggio laser. Anna è diventata terra. Oh mio Dio. Ma è bellissimo. No, allora c'ho weakness, slowness, invisibility, resistance e blindness. Non capisco più niente. È bloccata così ora? No, dai. Perché non diventi nulla? Sei ghiaia. No, ma per sempre. Ma cosa sono? Tu sei legno. Dai, per favore, liberaci. Ok, è finito, bellissimo. Oh, grazie. E poi? Fai tutte le illusioni. No, sei sparito di nuovo. È diventato lui. No, ma questo è eccitante. Bellissimo. E poi? Vediamo un altro. Oh, terremoto. No, che bellezza, ragazzi. Che speciale. Ma non finisce più. E poi? Aspettate, perché ce n'è un altro, ne ho visto, aspettate. No, e non riesco. Dimmi che non esplode. Ok. Cos'è? Guarda, tutti i guanti! Che camminano! Sono tutti intorno a me, sono finti! Sono duplicati, sono finti te! Posso fare un'altra abilità e uccidervi? No, meno male, guarda, bellissimo! No, non sto capendo più nulla, aiuto! Allora, posso combinare magari l'attività dei due poteri, tipo così? Oh, cos'è? Usa lo scoppio adesso! Aspetta. No, muori, stavo scherzando. No, sono solo io che sparo, gli altri non sparano. Peccato. Va bene. Dai, ma stai rompendo pure tutto. Manca soltanto l'ultima gemma. E se tanto mi dà Thanos, dovrebbe essere. E se Thanos mi dà Thanos, dovrebbe essere dentro il villaggio. Allora, preferivo quando non l'avevi riformulata sta battuta. Stai zitta. Perché era oscena. Però pensa proprio al guanto completo. Quando ce l'avrai in mano, la potenza. Non schioccare le dita, però, Devi farlo. Aspetta, che ho sentito una rompere le palle io.
No. No, no, non farò diventare un blocco. No. No. Sì. No. Sì. Dai, vai, dimmi te. Sei scarso. Annaggia. Oh, non no. prendi. No. Oh, basta. Dai, prendila. Ah, no, l'hai presa. Suca, suca. No, non te, fallo così per te. No, no, ram. Dai, ok. E adesso l'ultima gemma dovrebbe essere, eccola lì, la gemma verde. Bellissima. La gemma del tempo, che bella. Allora, adesso Strecatto deve dirmi l'ordine delle gemme in cui devo incastonarle nel mio guanto. Però prima fermerò il tempo col mio guanto. Ma puoi farlo davvero? L'ho fatto. Ah, non posso muovermi. No, no, neanche la visuale posso muovermi. Ma è bellissimo. No, aiuto, è fastidioso. Oh, guarda, guarda, sì, no, non è bellissimo. Si può fare. Si può fare anche di più. Andare. Ok. Non lo so fare. Dovrebbe finire. Smettila. No, ti prego, fa qualcosa. Smettila, aiuto. Finirà adesso, insomma. Non finisce mai. Toglila, basta. Sta finendo, un attimo. Non è vero. Bloccati. È infinita, palesemente. Dai, ti prego, fai qualcosa. Sta finendo. Penso. Rimarrò no, per sempre così. Dai, ci hai rotto il gioco. Vabbè. Non so. Però io sento etichettare lentamente. Mi sta facendo impazzire. Adesso si aggiù. Anna, se non ti metti le mani in bocca, magari si capisce anche quello che dici, scemotta. Hai ragione. Complimenti. Liberami! Liberami da qua! E se impazzisco tutto, il dai, lontano, fai qualcosa. Non so cosa fare. State buoni. Adesso si sistema. Perché non si sta sistemando? Non si sta sistemando! Non si sta... Ti prego, tu sei il padrone del tempo. Fai qualcosa! Liberaci, ti prego! Vabbè. Invece di fare quelle scintilline bellissime! Stai zitta. Adesso sicuramente si sistemerà da solo. Intanto, Stre, dimmi l'ordine delle gemme per fare tutto quanto. Vai, te quanto. Lo dico subito. Sì. Allora, la prima è Power. Ok, Power come numero uno. Poi? Poi c'è Space. Space, numero due. Poi? Reality. Sì. Poi? Goal. Sì. Poi? Time. Time e mind. Oh! Oh! Porca guarda, porca! Vieni prego, a noi. Voglio vederlo bene. No, infatti vieni davanti che non possiamo girarci, ti prego. Ehi, guardate. Che figo, guardalo. È bellissimo. È arrivato il momento. Come? No, aia, no, fa metà finta. No, 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 mamma! Era no, ancora bloccato il tempo. Aiuto! Mamma! Dai, siamo bloccati così. Ok, vedi? Oh, è passata, è passata. Oh, che bello. Ok, non usiamo mai più quella di fermare il tempo. Non sembra buona. Però adesso bisogna capire come si fa a schioccare le dita. La mossa finale. Stre, devi ma informarti. Davvero? Sì, che lo voglio fare. Controllo subito. Aspetta, però sul drago devi farlo. Sì, vai a dormire immediatamente, vai a dormire. Ma scusa, no, tu puoi fare lo schiocco magico che va direttamente nel land. Sì, certo, ma devo prima capire come schioccare. E puoi sconfiggere subito. Mamma mia, sarà bellissimo fare tipo tutto spadafush. Mi sa che si fa così. Oh oh. No! Hai schioccato! Ma non è successo niente. Non siamo morti noi, vero? No. No? Perché? Secondo me sono morti i mostri. No, Lion. No, 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 cosa ho toccato? Perché ho premuto? È tutto arcobaleno. No, no, destro. Il buco di The Beam. No, no. The Beam. Fermi! Ciao Lion, addio. Ah, mi dispiace. Addio. Ok. Addio. Ma stai rompendo le pietre? Non lo so, non lo so. Ti sta rompendo mi lui sa di stesso. Sì. Mi sa di sì, ho fatto danno? Perché? Cosa? L'hai fatto il danno, l'hai fatto. Sono stato bandito nella dimensione delle anime per caso. Cioè, giusto per sapere, no? No, dove ma sei? È tutto arancione? Sì. E allora c'è un arco e c'è l'acqua? Sì, l'arco, io pensavo un arco per sparare, invece è un arco di... No, no, era un arco, una struttura, sì, sì. Però sono potuto uscire, che bello. Però la... E tu puoi tutto, hai il guanto. Ma... No, ma ti abbiamo perso ora. Ma il guanto non funziona più adesso. Ma il no, non ci credo, hai portato me nel vuoto per uscire, guarda dove sono. Yeah, che bello, ok. Adesso però, in teoria, io non posso uscire del drago perché ho rotto tutte le pietre. Non sapevo che si potesse fare questa cosa qui. Quindi sì che si poteva fare. Ho visto, ho visto. Però è stato comunque molto bello. Il drago non l'abbiamo ucciso, ma ho ucciso tante volte gli altri, quindi va tutto molto bene. Inoltre Strecatto fa veramente no, cagare davvero, perché dispiace. Parla sopra le altre persone. Allora la devi finire di parlare adesso. Stasera facciamo una live di 2 ore dove insegniamo a Strecatto a parlare quando è il suo turno, ad alzare la mano finalmente. E a non rompere le palle agli altri. Quindi venite stasera in live alle 19 per salvarlo, perché se Lion VGF live sul canale Viola, se voi non venite raccomando a tenermi, io lo ammazzo stasera, ok? Quindi no, ci dovete essere. Per oggi ci fermiamo qui e da Lion Thanos un po' sgangherello out. Ciao.